Buona domenica a tutti quanti. Allora, oggi è domenica, non lo so, 21 gennaio. E io ho passato un sabato a lavorare e poi un sabato pomeriggio inoltrato, sera veramente da schifo. Perché sì, appunto, mi sono ripromessa, no, di portare la realtà qua sui social. Io, paladina della realtà, e tu ce l'hai un braccialetto di team di gioco? Io l'ho ricevuto da mia figlia, io adesso sono nel suo team. Comunque, paladina della giustizia, no, mi sono ripromessa davvero di far vedere la realtà, e siccome in quest'ultimo decennio, praticamente, sto passando appunto dei periodi molto duri da affrontare a livello psichico. Però noi non addentriamoci troppo perché non vogliamo mica appesantire le menti che aprono i video di YouTube. Però voglio farvi vedere che cosa significa realtà, che cosa significa a volte attraversare dei momenti, dei periodi di difficoltà dove davvero ti pesa fare qualsiasi cosa. Perché, comunque, come ho spesso detto, qua sui social facciamo vedere solo tutte le parti positive, fiorellini, uccellini, le vite proprio perfette, no? Patinate. E invece no, io vi faccio vedere quello che è successo ieri, vale a dire che quando sono tornata dal lavoro, ero veramente in un mood e mi sono detta, ma chi sono io per buttarmi ancora più giù nel dover creare ordine intorno a me, per cercare di innalzarmi? Ho voglia di fare ordine? No. Ho la forza di fare ordine? No. Tutte le mie forze le ho già prostrate sul posto di lavoro, quindi ero prosciugata. Ero prosciugata. Ero prosciugata. Mentalmente, fisicamente. E quindi questo è quello che ne consegue. Quello che vedrete sarà un caos che spesso in casa mia si crea quando decido di fermarmi, di dire basta, quando il mio corpo, la mia mente mi dice è troppo, Stella, è troppo. Mi sta fermando il sangue sto braccialetto, comunque non so se mia figlia me l'ha dato perché sono nel suo team o perché vuole farmi fuori. Ieri mi sono lavata e già questo è un grande passo avanti e ve lo giuro, ho trovato la forza di lavarmi. Il problema è che ho buttato qua le cose per terra perché avrei dovuto poi fare la lavatrice. Ma il problema è che il giorno prima avevo messo verso le 7 di sera una lavatrice, che come potete vedere è ancora lì dentro. Bravissima, me l'ero completamente dimenticata. Poi sono andata a lavoro, sono tornata da lavoro, ho detto perfetto, tu stai lì dentro e ti rilaverò. Sì, può capitare, può capitare. È normale che tu metta a lavare qualcosa perché sei presa dal momento di super produttività e poi tu te ne dimentichi completamente. E poi quando si tratta di dover stendere la lavatrice di cui tu ti sei completamente dimenticata, naturalmente la lavatrice è da rilavare. Può succedere, è normale. Non ti devi sentire una merda, non ti devi sentire uno schifo, non ti devi sentire una persona che non è in linea con la produttività sociale. La soluzione? Ti maledici un pochino perché hai sprecato acqua per niente. Mi dispiace mondo, perdonami, non sono perfetta. Ti maledici un altro po' perché hai sprecato detersivo per niente. Mi dispiace mondo, non sono perfetta. E ti maledici perché nel frattempo che tu non hai steso e lavato quella lavatrice, o meglio, lavato e steso quella lavatrice, ti si sono accumulate altre cose da lavare che quindi si dovranno poi sommare alle altre cose che avevi ancora da lavare. Ma non importa, a tutto c'è una soluzione. Si riuscirà a trovare una soluzione. Adesso mettiamo la lavatrice e poi dopo ne metteremo un'altra. Ma devi anche raccogliere quella che non avevi ancora raccolto. Ma va tutto bene, andrà tutto per il meglio. Fino a quando puoi respirare a pieni polmoni, andrà tutto bene. Non so se si nota che sto cercando di autoconvincermi, però spero che possa funzionare anche per voi. Ieri sera in più avevo due scelte: o rimettermi a pulire tutto quello che non avevo pulito durante il giorno, ed ero molto tentata perché dentro di me c'era quella feccina Che mi diceva: Stella, sei una persona che sta procrastinando. Stella, questa casa è un casino. Stella, tu devi stare sempre sul pezzo. Stella, non puoi, non puoi. L'ordine si crea a piccoli passi. Stella, devi darti da fare. E poi invece sapete quale vocino ho ascoltato? quella del mettiti sul divano con le tue figlie, guardati un cartone, addormentati. Quindi questo è il risultato. La padella di ieri sera di Elias. Questo è il risultato, questo è il risultato.
Lì non parliamone. Non vi faccio vedere la camera, non vi faccio vedere la camera perché ci sta dormendo Elias che è tornato dal lavoro. Dimmi amore mio, mi dica, sono qui a sua completa disposizione. Che la fai? Sto cercando di sopravvivere, tu cosa fai? Sto facendo il parco con il divanetto, però non riesco a mettere i pezzi. Oh, mamma mia, è un problema enorme. Mi aiuti. Ah, cos'è caduto? Ecco. Perfetto, ma per il parco con il divanetto, no? Noi abbiamo lo spazio in camera in questo momento. Sì. Dici davvero? Perché io ho notato leggermente molti giochi sul pavimento. Come facciamo ad avere lo spazio per mettere il divanetto? Mamma, ma lo mettiamo nel tappeto. L'unico punto che era rimasto libero, noi lo dobbiamo naturalmente riempire, giusto? Beh, mi sembra giusto. Ok, e poi chi mette a posto? Tu? Dammi la mano qua. O dobbiamo lavare i denti, Greta? Dobbiamo... No, vai! Non vuoi. Oh, mamma mia, mi stai facendo diventare bionda. Come morire giovane! Allora, sono riuscita a lavare tutto, almeno questo è già un grande traguardo. Ho lavato anche il forno, io non capisco perché ieri non mi si è tolta bene il mascara, ma non importa, però mi sono struccata, ve lo giuro, questa volta mi sono struccata. Evidentemente ero troppo stanca per rendermi conto che c'era il mascara mezzo rimbambito ancora. Comunque appunto, ora pulisco tutto bene, sopra il piano, la parte dietro dove ci sono tutte quante le altre cose, tipo, come si dice in italiano? Microonde, vabbè, quelle cose lì. Ecco, diamoci da fare.
Adesso devo continuare la mia challenge. Voi non vedete niente. Io ho iniziato con la challenge del risparmio. Non so come andrà a finire perché qua è casinista. Avevo iniziato con un colore, le bambine mi hanno fregato l'evidenziatore, ho dovuto continuare con un altro. Questa cosa mi disturba molto. Adesso ho iniziato la challenge di 50 euro in 21 giorni e 300 euro in 35 giorni. Vi lascio solo immaginare. Non so quanto c'ho nel portafoglio. 5, 5. Ok. E un euro ce l'ho? Allora facciamo così. Facciamo così. Per farla praticamente non dovete uscire, cioè non dovete spendere. Praticamente questo, soprattutto se siete poracci come me. Se invece avete i soldi che vi escono dal sedere, boh, potete farla tranquillamente. Allora io adesso metto 5 euro qua. Domani devo mettere altri 5 euro che non ho nel portafoglio, come faccio? Devo andare a ritirare, molto bene. 5 euro qua, o se no metto un euro è meglio. E qua invece dovrei mettere 6 euro, però io 6 euro non ce li ho, ne ho 7. Vediamo se ho un euro di resto, yes. Quindi metto 7 euro, prendo l'euro, dove sei maledetto? Prendo l'euro, metto i 2 euro, metto 5 euro e ok. Ok, un corno. La prossima volta devo mettere 11 euro. Molto bene, molto bene. Ok, l'euro l'ho preso, sì. Perfetto, sì, domani metterò questo euro nell'altra cosa che tu dici. Ma perché stai facendo tutto questo? Perché sì, devo riuscirci. Perché poi tutti questi soldini io li voglio mettere via. Non li voglio proprio sapere. Cioè, non voglio sapere di averli in casa. Quindi devo riuscire col mio stipendio a far quadrare tutti i conti, che non è per niente semplice, non è per niente semplice, ma proprio per niente. Adesso lo lasciamo di nuovo qua, insieme a tutta la mia roba, molto bene. Comunque ho finito di pulire il più grosso, adesso do una passata giusto veloce ai ripiani, al mio straccio per la polvere. Non mi ricordo dove l'ho comprato, comunque vi giuro, è la mano del cielo. Cioè, questo straccio veramente vi aiuta tantissimo. E, anche perché, cioè, lo sappiamo, ne siamo a conoscenza, no? Che ormai, veramente, basta Swiffer. E niente, do una passata a questi piani qua, veloce, ma proprio intorno, giusto per fare un lavoro fatto bene. Ho pulito il forno, ho pulito la friggitrice, ho pulito il microonde, dovrei pulire il frigo. No, non ci pensare, Stella, il frigo può rimanere così com'è in questo momento. E dovrei anche riempire questi contenitori con la roba dolce che ho nel mobile, ma ci penseremo. Sono molto soddisfatta però perché davvero ho pulito il forno. Non era sporco, perché ultimamente sto cercando di pulirlo sempre. Infatti ogni tanto quando entro sul canale vedo che il video, quello più seguito, è come pulire il forno velocemente. E se lo vado a riguardare mi viene la vergogna proprio, mio Dio che video facevo. Non che questo sia molto meglio. Però tutte stronzate quelle che dicevo in quel video, cioè come sono cambiate le cose, bicarbonato e aceto, ma non lo uso praticamente mai, cioè non ha senso usare bicarbonato e aceto, cioè ascoltatemi veramente i consigli, quelli che tu credi che siano reali, poi alla fine invece no. Sapete come potete fare per mantenere il forno pulito e pulirlo velocemente? Pulirlo ogni volta che lo usate. Avete il tempo di farlo? No, perfetto. Allora, se non avete il tempo di farlo, poi usate una bella spugna che gratta, un po' di olio di gomito, un po' di forza di volontà e vedete che viene via tutto. Con un goccio di sapone e un po' di spruzzino disinfettante o comunque sgrassante, via, ciao. Prima di morire, la lavatrice ha finito. Noi snobberemo la lavatrice per 10 minuti, giusto il tempo di passare l'aspirapolvere, perché perlomeno poi la cucina è finita, sì, adesso. Peccato che poi tra un quarto d'ora e 20 minuti devo già mettermi a cucinare, quindi si inizia da capo. Benissimo, ma tutto andrà per il meglio, Stella, non ti preoccupare. Per evitare problemi adesso tiro giù la cesta, così metto la roba che si è, se riesco, la se non cade il cellulare, la roba che si è appena vuota. Dai,
perdere. Adesso però passiamo alla cameretta, dato che le bambine adesso stanno giocando di là insieme in camera mia, così che io riesca a mettere a posto sto disastro, sto completo disastro. A volte ve lo giuro che in cameretta non so da dove iniziare. Vi giuro che mi verrebbe voglia proprio di prendere e buttare tutto. Cioè, e già ho fatto un decluttering assurdo. Ma adesso questo cavolo di lettino lo buttiamo, perché tanto si è distrutto, ce l'hanno da 3 anni, si è rotto completamente, l'ho aggiustato già 70 volte, basta. Ha fatto il suo tempo, è inutile che lo tengo, perché ogni volta tanto l'hanno scritto, l'hanno colorato, non sta più in piedi, ho provato a incollarlo 20 volte, si stanno neanche giocando più di tanto, venderlo, non posso venderlo, perché comunque è tutto scritto, colorato, distrutto. Ripararlo, o comunque restaurarlo, non ha senso, perché non ho il tempo, la voglia e la forza mentale di mettermi lì a fare queste cose. Quindi va bene così, hanno il nuovo lettino che gli ha regalato mia sorella, che in teoria dovrei anche lavare, ma per adesso rimane qua così, e tengo solo la copertina e basta. E quindi ciao, Babbo Natale, grazie, e niente, va bene così, perché prima ero io quella dell'idea del, cioè lo sono ancora, e quando è possibile riparare eccetera è una cosa giusta, ma sono arrivata a un punto della mia vita che se non cerco di sopravvivere in maniera sana non ce la faccio. E quindi quando non stai bene psicologicamente, anche se ci sarebbero tante cose che potresti fare per l'altro, per il mondo, per no, in questo momento devi pensare al tuo bene. Oh mamma mia, il mio bene in questo momento mi dice Stella basta. Quindi adesso cerchiamo di capire le cose da dove le hanno prese, perché ieri hanno giocato al mercato, al supermercato, e quindi c'è un macello dappertutto, perché hanno tolto roba dai giochi. Io ieri appunto non avevo la voglia di arrabbiarmi, di mettermi lì a cercare di trovare un modo per riuscire a convincerla a fare le cose come normalmente si può fare, perché le cose, devo dire la verità, loro mi aiutano. Adesso se mi direte, perché poi non ho neanche voglia di leggere quei messaggi che spesso arrivano sui social, ma devi far mettere a posto loro mettono a posto, non mi aiutano spesso e volentieri, cioè quasi sempre. Adesso oggi voglio cercare di dare una regolata io alle varie cose, è domenica, e quindi non voglio, come posso dire, non voglio star lì a dire adesso venite di qua, mettete a posto, fate tutto voi, perché sinceramente non mi disturba adesso in questo momento riuscire a mettere a posto come piace anche a me. E niente, perché poi lo so già, perché è per quello che poi spesso e volentieri mi passa la voglia anche di condividere sui social, perché tutti sono pronti a puntare il dito senza sapere effettivamente quello che stanno guardando, perché ricordatevi sempre che è una parte della vita delle persone che decidono di condividere, non è tutto. Greta, tu sai dove sono tutte le matite di quel coso lì? Passami la casetta che era lì da qualche parte, cerca la casetta era sul divano stamattina, valla a vedere se è per terra sul tappeto, per favore. Non importa, basta che l'hai trovata. Allora, ho leggermente riordinato, anche se so che non avrò finito, nel senso che adesso in giro giochi non ce n'è più, tranne qualche vestito di Gaia che, beh, non è un gioco, che devo mettere nell'armadio, perché anche l'armadio è un casino. E niente, adesso cerco di darmi una motivazione, una spinta per continuare, e passo al salone. Passiamo al salone. Ho voglia? No.
Per niente. Per niente. Ce la faremo? Sì.